Civicittà, in collegamento in diretta dall'isola Novella Caligaris. Novella, dici tutto quello che succederà domani a Lampedusa. Sì, Alberto, come vedi qui ho già alcuni dei partecipanti, ci sono questi ragazzi della scuola calcio atletico Lampedusa che saranno tra i protagonisti, ma qui ci saranno più di 200 corridori, tutti tra ragazzi che vivono, che studiano a Lampedusa, ma anche tra ragazzi che sono arrivati a Lampedusa proprio con i famosi barconi e sono stati adottati in quest'isola che davvero accoglie tutti con grande entusiasmo. Allora io vorrei subito chiedere al sindaco Giusini Nicolini, questo è un evento, una festa per Lampedusa. Sì, perché qui siamo vivi, questa è un'isola viva, piena di bambini e domani si corre per essere liberi e perché tutti gli altri bambini possano esserlo come nostri. E chi ha corso davvero tanto per arrivare qui è Adam che è qui da 3 anni, che è stato adottato da una famiglia di Lampedusa, che fa la terza licea, gioca a calcio. Sì, gioca a calcio, vai, terza licea, scientifico. Scientifico, quindi un'isola che ti ha accolto a braccia aperte. Sì. Dopo tanto percorso che hai dovuto fare. Sì, dopo tanti corsi ho potuto fare e poi praticamente adesso sono contento di essere qua, che i isolani mi hanno accolto, sì, sono contento, sono felice di essere qui con loro. Insomma, liberi di correre è anche un messaggio che ha dato, liberi di vivere, liberi di essere accolti, che ha dato il film di cui è stato anche il protagonista Pietro Bartoli, un messaggio importante anche di questa forza. Certamente questa iniziativa è un'iniziativa importantissima, perché lo sappiamo, lo sport è anche scuola di vita, aggrega e soprattutto è una scuola che dà dei valori importanti che sono la condivisione, che sono le regole, il rispetto delle regole che stanno alla base della civile convivenza. Quindi per noi è importante questo momento perché la condivisione sta alla base, all'accoglienza di quello che è il sentimento dei lampedusani. Lo abbiamo fatto da 25 anni, i lampedusani lo faranno sempre, accolgono tutti quelli che vengono dal mare, sono ben accetti a Lampedusa e speriamo che condividano con noi anche questo momento sportivo che è molto importante. E lo sport è davvero abbraccia tutti, quindi viva, viva città, ma anche... Appuntamento a domani, seguiremo la corsa, questa corsa non competitiva intorno a quest'isola meravigliosa che abbraccia davvero tutto il Mediterraneo. Dire a te, Alberto. Grazie, grazie Novella, e noi in chiusura vediamo.